Buongiorno, sono Anna Marmolata e sono una maestra d'arte. L'acquarello è una tecnica talmente bella e lo è per la sua trasparenza. Già nella radice del nome troviamo acqua. L'acqua è un fluido. Il nostro pigmento è sciolto nell'acqua e appoggiando quest'acqua colorata avremo delle sfumature che sono non si possono trovare in altre tecniche. Anche perché oltre che la fluidità di questa tecnica, di questi colori, c'è anche la trasparenza, perché fino alla fine il foglio, che è bianco e sarà l'unico bianco che si trova in acquarello, quindi il fondo bianco, lo troviamo fino alla fine e ci permette di avere delle sfumature straordinarie. Andiamo a vedere un po' come sono. Ecco qui, questo per esempio, partendo dal primo colore, che sarà il colore più intenso che abbiamo, solo aggiungendo dell'acqua arriviamo a una gradazione talmente tenera, talmente trasparente e morbida e delicata, che non troviamo in altre tecniche, così anche questa. Questa qua è un esempio della fluidità dell'acquarello. Con pochissimo colore e con solo dell'acqua, quanto gioco di sfumature spontaneo otteniamo. L'acquarello non è per niente facile. Bisogna conoscere il suo modo di fare, il suo modo di agire per ottenere queste cose. Però non riusciremo a governarle fino alla fine. Arriveremo a imparare a governare queste sfumature, questi giochi. Questo è proprio un esercizio, eh? Però questo ci permette di capire quanto versatile e quante soddisfazioni riesce a dare un acquarello. Quindi, tornando a noi, vi propongo questa avventura, questo viaggio. I materiali sono specifici, avremo bisogno di carta particolare, pennelli particolari, colori particolari. Naturalmente vi fornirò tutte le informazioni per scegliere in una sola volta il materiale adatto. Se ne avete va benissimo, però non avventuratevi a scegliere a caso l'acquarello e il suo materiale, perché prima andremo a conoscerlo e quindi sapremo come sceglierlo. È materiale che durerà tantissimo tempo perché ne servirà veramente poco, però di grande qualità. Quindi vi aspetto appena che c'è possibile, perché questo è un po' il problema di questo momento, ma appena possibile ci sarà modo di cominciare a partire in questa meravigliosa avventura, coloratissima e gradevolissima. Non vi stancherete mai più di dipingere all'acquarello. In attesa di salutarvi dal vivo, vi saluto caramente. A presto!